benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Come ben sappiamo, la coppia formata da Stefano De Martino e Belén Rodríguez è scoppiata lungo questa torrida estate 2023. E l'ennesima rottura tra i due. Non si contano più le volte in cui si sono lasciati e poi ripresi. Tutto questo però sta diventando una sorta di telenovela, visto che entrambi non hanno mai parlato pubblicamente della loro ultima rottura. Hanno però disseminato una serie di indizi che non fanno altro che alimentare ancor di più il gossip. Solo qualche giorno fa, Belén ha pubblicato degli scatti insieme all'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, proprio colui che era stato avvistato al suo fianco pochi giorni dopo l'addio a Stefano. Elio è il suo nuovo fidanzato? Non è chiaro, a dire la verità. Qualcuno ha il sospetto che la pubblicazione di questi scatti sia stata una mossa studiata dalla modella argentina per fare marketing. Proprio a ridosso della pubblicazione delle immagini con Elio, è stata infatti lanciata la nuova linea di abbigliamento della Rodríguez. Una coincidenza? Oppure una mossa per mettersi in evidenza e favorire il suo business? Pure il suo ex Stefano De Martino non se ne è stato tranquillo. A distanza di poche ore, anche il conduttore campano si è mosso sui social. Guarda caso, ha tirato in ballo la sua ex storica, Emma Marrone. Stefano infatti, in una storia Instagram, ha condiviso l'ultimo singolo della cantante, con tanto di complimenti. Insomma, siamo di fronte a delle coincidenze? Oppure come pensano molti, è in atto una battaglia via social tra i due ex coniugi? Di materiale per far pensare ce n'è a bizzeffe. Di certo agli utenti non è sfuggito il fatto che a distanza di una manciata di ore dalle foto di coppia di Belén e Elio, Stefano abbia deciso di condividere il brano della sua ex Emma. De Martino sa benissimo che ogni sua mossa social è destinata a far parlare. Il fatto di aver tirato in ballo la cantante salentina ha subito fatto infiammare il gossip. I fan dei due ex volti di amici non vedono l'ora di rivederli insieme. Hanno sempre sperato in un loro ritorno di fiamma, e Stefano lo sa benissimo. Ecco perché, anche quest'ultima sua mossa social non sembra essere affatto una coincidenza. Insomma, siamo di fronte a tutta una serie di indizi e mosse, che non fanno altro che creare situazioni equivoche. Forse sarebbe meglio che Belén e Stefano per una volta ci mettessero la faccia e parlassero pubblicamente della loro rottura. Giusto per mettere fine a questo circo mediatico. Se non lo fanno, probabilmente è proprio perché non vogliono smettere di essere al centro dell'attenzione. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere riunita la coppia Stefano ed Emma? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!